Una bomba ecologica, i cui responsabili sono stati individuati dalla Procura di Palmi e dai carabinieri della stazione di San Ferdinando e del nucleo operativo ecologico, che nella serata di ieri hanno apposto i sigilli alla Coop Mar, azienda di rizzaggio attiva nel porto di Gioia Tauro, denunciandone a piede libero il titolare. Sversamento di reflui pericolosi, questa l'accusa a carico dell'azienda, la quale avrebbe gettato all'interno di un tombino collegato al canale di scolo per le acque bianche. Sarebbe stato il fratello Paolo a sparare al 36enne aggredito a colpi di arma da fuoco nel Vibonese nella tarda serata di mercoledì. Francesco Romano passeggiava nel buio, percorreva una via di San Leo di Briatico, un piccolo centro costiero del Vibonese. All'improvviso qualcuno ha aperto il fuoco contro di lui. Tre voci illustri della giustizia, con opinioni diametralmente opposte su un tema che da decenni non smette di far discutere: la legalizzazione delle droghe leggere. Protagonisti i capi delle procure di Reggio Calabria e Catanzaro, Federico Caffiero De Rao e Nicola Gratteri, e il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone. Quest'ultimo, tradizionalmente contrario, ha spiazzato tutti con le dichiarazioni rese al Corriere della Sera, dichiarando che vedrebbe come un fatto positivo la legalizzazione di hashish e marijuana. 11 milioni di euro, tanto metterà a disposizione la Regione Calabria per l'attivazione di nuove rotte da e per gli aeroporti calabresi. A darne notizia lo stesso governatore Mario Oliverio, che annuncia l'esito degli incontri con il ministro Graziano Del Rio, i rappresentanti di Ryanair e il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini. Un crescendo di musica e vivacità è stato il concerto di Vinicio Capossela alla Summer Arena Soverato, con l'unica data calabrese del tour Polvere organizzato dalla SM Musica di Maurizio Senese in collaborazione con l'amministrazione comunale della Perla dello Ionio.